Ciao a tutti da Flavio Vogrich del team Valchiarò e siamo qui per ricordare a tutti che il 27 maggio ci sarà la Valchiarò Marathon Bike, una manifestazione che è valida come prova del campionato Triveneto, e una marathon di 40 km circa per 1550 metri di dislivello. Il percorso ricalca più o meno quello della versione 2017, con una salita nuova di circa 10 km che si prende subito all'inizio e che ci porterà ai prati del Craguenza, che è un fantastico panorama che dà sulla valle del Chiarò, e da qui si prenderà una discesa bellissima in un prato veloce che ci porterà al famoso Macete, un sentiero molto tecnico, per arrivare alla località di Vernasso. Da Vernasso si risalirà per circa 3 km per prendere poi il Monte dei Bovi, un single track molto tecnico e con dei saliscendi molto divertenti, per arrivare poi a scendere verso Rubignacco, e si prenderà un tratto di pianura per respirare un pochettino. E da qui poi si ripasserà sul traguardo a Torreano per poi andare a prendere l'ultima salita, che è, diciamo, l'ultima salita più lunga, che ci porterà poi a prendere il Sentiero del Falco, che è il più famoso a Torreano. È una discesa molto tecnica, e per poi tornare sull'arrivo appunto a Torreano in piazza. E vi ricordo a tutti l'appuntamento è il 27 maggio e le iscrizioni sono aperte, quindi iscrivetevi e speriamo di essere in tanti, che sia una bella giornata e di divertirci in compagnia e fare un po' di festa. Ciao a tutti! Dove il ciclismo è leggenda, dove la leggenda ha creato il mito, Axi c'è. Dove gioia e fatica si fondono con il successo, dove l'aggregazione è l'anima del successo, Axi c'è. In un mondo che si muove con la passione dello sport, muoviti anche tu. Muoviti con Axi Ciclismo. Sono Daniel Formelli della Sportway Cycling Team, qui all'arrivo della gara di Forni di Sopra il 1 maggio. Anche oggi è una grande soddisfazione, il percorso come al solito molto bello, ben preparato, tecnico, e se tutte le prove del Carnia Bike saranno così bisognerà venire assolutamente, perché non si può perderle, non si trova niente così in regione. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Forni di Sopra, oggi siamo qua per la seconda prova del trofeo Carnia Mountain Bike. Tempo bello, il percorso anche, bel percorso, tecnico, impegnativo. La gara per me è andata abbastanza bene con questo secondo posto assoluto. Dopo una partenza così come succede al solito, nei primi 15-20 minuti
faccio fatica a ingranare, ma poi mi sblocco e sono andato in recupero e ho guadagnato questo secondo posto, di cui sono contento, anche perché siamo inizio stagione e le aspettative erano un po' peggiori di queste, quindi sono contento per il risultato. Prossima tappa a Timau a giugno, ci vediamo lì, ciao a tutti. Buongiorno a tutti, sono Giovanni De Bon dello Speakway Team. Oggi siamo qui a Forni, bellissima prova del circuito Carnia Bike, su un percorso molto tecnico, curato nei minimi particolari. Complimenti all'organizzazione per percorso e diciamo ambiente preparativi per questa gara. È stata una bella battaglia insieme a Manuel Moro e sono contento del mio terzo posto e ci vediamo il prossimo 3 giugno a Preone. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti, Tiziano Celeghin del Kikosis. Oggi a Forni è andata bene, siamo partiti tutti insieme, sono riuscito a stare abbastanza davanti nonostante il giro di lancio comunque veloce e il single track bellissimo dove comunque sono riuscito a fare la differenza nel secondo giro e per il resto strappi bellissimi, i piatti con le radici bastardissimi, però bellissimo, dai, mi sono divertito e penso di essere arrivato sul podio. Caligari Sivaldi, Bandinziol Cycling Team, oggi qui a Forni gara impegnativa come sempre, grande lavoro di Ivan Lozza, Ivan Andrea e tutto lo staff qua di Forni di Sopra, bellissima giornata, radici un po' umidice, ma però dai, fa parte di questo bellissimo percorso che è stato graziato anche dal tempo che è stato clemente e speriamo che tenga duro fino alle premiazioni. Niente, bella, un po' sfortunata per me, però fa parte del gioco. Salve, Maurizio Inguscio dell'Azida. Oggi qua a Forni, stupenda la gara, stupendo il percorso, tante radici, molto tecnico anche, bisognava stare un po' attenti, però è una cosa che niente di quello che non abbiamo già fatto tutti. Veramente per l'organizzazione tanti complimenti e ci vediamo alla prossima sperando di esserci perché col lavoro il problema è sempre quello. Grazie a tutti, buon primo maggio, ciao! In Italia migliaia di ciclisti hanno scelto Axi. Le più importanti gran fondo italiane hanno scelto Axi. Noi di Axi crediamo che per raggiungere un successo bisogna crearlo. Condividi con noi la tua passione. Tesserati con Axi Ciclismo. Forni di Sopra, Carnia Bike, seconda tappa di Carnia Bike del 24esimo trofeo. E grazie innanzitutto a Carnia Bike per averci sposati qua a Forni. Forni di Sopra, Dolomiti, UNESCO, patrimonio dell'umanità, indissolubile e ineguagliabile. Ivan and Ivan, organizzatori della tappa di Forni di Sopra, molto soddisfatti, molto contenti, si guarda ovviamente al risultato generale della gara, i numeri contano per aumentare la conoscenza dello splendido paese, dello splendido tracciato che inizialmente ideò Ivan, il mio predecessore nonché mentore. È stato un proseguo, io ho cercato sempre di far continuare quello che lui ha iniziato, per cui io sono già
grato e orgoglioso al mio socio qua. Grazie a tutti i partecipanti del circuito anche AXI, del trofeo Kospalat. Prima di dargli la parola per quanto riguarda il resoconto di questa tappa, di questa gara, voglio fare un piccolo ricordo, un gran ricordo, un piccolo momento per un gran ricordo di un amico che è mancato questa mattina. Lui era a Cortina sull'Antelao questa mattina, poteva essere qui a correre con i suoi compagni di squadra dello Speakway Team del Comelico. Questa mattina è morto Enrico Frescura, è scivolato dall'Antelao. Era un amico, era un conoscente, era anche lui un biker, era un amante della montagna, un amante delle pelli, dello sci alpinismo e di tutto quello che è lo sport. Ciao Enrico, il pensiero va a te. Ivan adesso vi farà il resoconto di questa tappa di Forni di Sopra. Noi organizzatori siamo comunque contenti della partecipazione. Ci dispiace che quelli della bassa ci trascurino un po' perché non sanno cosa si perdono a livello di percorsi e di ambiente che c'è qua. L'aria fresca non ha sicuramente dato fastidio durante la gara, anzi diciamo che il caldo che di solito c'è giù qua lo sopportiamo molto meglio. La gara si è svolta regolarmente, nessuno ha avuto problemi, mi pare che non ci siano stati neanche errori di percorso. Ci hanno fatto i complimenti un po' tutti per l'organizzazione, per la tecnicità del percorso e per la sua conformazione come lo abbiamo disposto, diciamo. Era un continuo mangia e bevi che quelli che fanno cross country piace tantissimo. Niente di più da dire, continueremo comunque anche i prossimi anni nella nostra collaborazione sia con Carnia Bike sia con AXI. Questo è tutto, arrivederci alla prossima. Andi. Buongiorno a tutti, Silverio Paolo per Carnia Bike. A presentare la gara di Timau, la Ghetti di Timau. Percorso come l'anno scorso, non è cambiato niente, anche perché è piaciuto molto e quindi cerchiamo di riproporre la gara così com'era. A tratti un po' duretta la salita, però discese single track molto divertenti. Speriamo in una bella giornata. E un saluto a tutti, grazie AXI Ciclismo e a Carnia Bike. Do 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 do